Ben trovati a tutti i telespettatori Italia Nicosia, queste notizie fresche provinciali del 19 novembre curate dalla nostra redazione. Enna, la Procura della Repubblica con un provvedimento a firma del sostituto dottor Francesco Rio ha disposto il blocco dei lavori che da alcuni mesi stanno interessando il costone roccioso del lato nord-ovest del Castello di Lombardia. Personale della locale compagnia della Guardia di Finanza ha posto i sigilli al cantiere dell'impresa che su disposizione del locale ufficio del Genio Civile avrebbe dovuto procedere ai lavori di messa in sicurezza e di consolidamento della parete argillosa. Nello scorso mese di marzo, dopo che alcune pietre si erano staccate dal livello medio-alto del fianco roccioso, erano stati avviati con il criterio della somma urgenza i relativi lavori di stabilizzazione che avevano però destato l'allarme e la preoccupazione delle associazioni ambientalistiche e culturali, le quali lamentavano l'inappropriatezza della particolare tipologia di intervento che si intendeva adottare. Infatti la base rocciosa risultava incisa con uno scavatore meccanico per una lunghezza di circa una trentina di metri, così da potervi successivamente appoggiare, secondo i piani progettuali, un muro di contenimento in cemento armato, che unitamente alla posa di reti metalliche avrebbe dovuto in futuro difendere la sede stradale dalla caduta accidentale di massi. Nicosia, gli uffici della pastorale familiare e la pastorale scolastica della diocesi di Nicosia congiuntamente promuovono ed organizzano il primo festival della giornata per la vita 2015 dal titolo Solidali per la vita, che mondo lasceremo ai figli e a quali figli lasceremo il mondo? Con l'iniziativa, spiegano gli organizzatori, vogliamo fare nostra esortazione la sfida che il Papa e i Vescovi italiani hanno lanciato nel messaggio in occasione della 37esima giornata nazionale per la vita e ribadire con forza l'urgenza di educare al valore e all'accoglienza della vita. A tal fine, sia per promuovere l'importanza della famiglia che per sollecitare l'impegno della comunità in azioni di condivisione di progetti di solidarietà ed educazione della vita, è stato indetto un festival artistico letterario aperto alle famiglie, ai ragazzi, ai giovani, ma anche a tutte le classi o gruppi, con alunni delle scuole di ogni ordine e grado, alle parrocchie, alle associazioni culturali, ai gruppi artistici, musicali, folcloristici, teatrali, ai gruppi di volontariato presenti nel territorio della diocesi di Nicosia. Troina, sono 50 i comuni che hanno risposto all'appello del Premier Renzi del 3 marzo e del 16 maggio segnalando interventi di edilizia scolastica immediatamente cantierabili. Ed il comune di Troina risulta essere tra i beneficiari dell'esclusione dal patto di stabilità 2014 per le spese appunto di edilizia scolastica. Per la concessione di questo margine di spese è ovviamente molto soddisfatto il sindaco Fabio Venezia, che potrà dare immediate risposte alle esigenze delle scuole di Troina e che promette impegno da subito per ottenere nuovi finanziamenti. Lo spazio finanziario assegnato al comune ammonta a 350.000 euro e consentirà la manutenzione richiesta da molti edifici scolastici come la scuola media Don Bosco e i plessi Mulino e Avvento e Scalforio delle elementari. Sulle 380 comuni siciliani solo Troina, Trapani e San Filippo del Mela in provincia di Messina beneficeranno di questo importante provvedimento di sostegno finanziario concesso dal governo Renzi. Aidone, in difesa degli argenti di Morgantina, conosciuti al mondo come il tesoro di Eupolemo, l'Archeo Club di Aidone, presieduto da Alessandra Mirabella, ha scritto una lettera aperta al ministro dei beni culturali Franceschini e al presidente della regione siciliana Crocetta per porli davanti al problema dell'assurdo accordo stipulato con gli Stati Uniti per far ritornare ogni 4 anni questi preziosi e fragili manufatti archeologici al Metropolitan Museum di New York. Nel 2013 l'assessore comunale Sgarlata, attraverso un suo decreto, aveva dichiarato l'inamovibilità degli argenti di Morgantina, ma di questo atto non si è tenuto conto procedendo alla riconsegna al MET senza tener conto dell'estrema fragilità e dei possibili danni che potrebbero subire questi importanti reperti archeologici. Nicosia, l'avvocato Filippo Giacobbe, consigliere comunale di Forza Italia, è il nuovo coordinatore provinciale del partito di Berlusconi. Nell'ambito della riorganizzazione dell'intera struttura, il professionista nicosiano ha la delega specifica per l'area nord della provincia. Il partito si troverà di fronte a diverse sfide, prima fra tutte le elezioni amministrative che nel 2015 vedranno coinvolti diversi comuni della provincia di Enna. Con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione della Nicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.